Primo tempo in partita, create anche alcune occasioni contro il Barletta. Secondo tempo, da veri guerrieri con la ciliegina finale. Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi dopo, come hai detto tu, dopo l'espulsione è normale che in 10, dopo che anche a livello psicologico non è che veniamo da un buon momento e quindi i ragazzi hanno dato tutto, sono andati oltre e gli faccio i complimenti perché veramente se lo meritano. In questo periodo ci è girata un po' così. E oggi penso che hanno avuto il giusto premio per tutti i sacrifici che hanno fatto. Sono contento anche per la società, che dopo la delusione di giovedì, almeno oggi, c'è stata questa gioia perché poi a far gol all'ultimo secondo è comunque sempre una gioia. Niente, io sono convinto che questa è una squadra che si può tirare fuori alla grande perché l'ha dimostrato in tutte le partite. Quindi ancora una volta faccio veramente i complimenti ai ragazzi perché da grande gruppo unito, da ragazzi per bene, sono riusciti a comunque a portare a casa questa vittoria. Cosa ha detto lo russo quando stava entrando, ecco, il gol, cioè match winner di questa partita? Ma no, io a tutti quelli là che entrano gli dico di dare una mano ai ragazzi anche soprattutto nei momenti di difficoltà, lui l'ha fatto bene come l'hanno fatto gli altri che sono entrati. E quindi, ma io lo dico dal 25 luglio, io ho la fortuna di allenare veramente un gruppo straordinario sotto l'aspetto veramente della personalità e della voglia e della professionalità, quindi io da loro so che danno sempre tutto, il massimo, il 100%, poi purtroppo il calcio a volte è fatto di episodi e questa volta ci è girata a favore nostro, anche se devo essere sincero, non abbiamo rubato nulla, abbiamo giocato contro una grande squadra, mi dispiace per loro, però penso che abbiamo meritato questa vittoria. Qual è stato il motivo dell'espulsione, a detta dell'arbitro? Ma penso che gli avrà detto qualcosa, non lo so, io onestamente non ho parlato con il mio giocatore, anche se è un giocatore corretto, dispoto, quindi non lo so, in quel momento poi me lo faccio spiegare, però al di là di quello, quello che voglio rimarcare oggi è la grande compattezza di questo gruppo e la grande voglia di tirarsi fuori.